Andrea e Martina, nell'ultima mezz'ora c'è Cristiano Andreani, il bardo della Family di Valvola, che è qui per raccontarci una delle sue storie: jeans, caramelle e vecchi impermeabili. Eccoci qua, pronti. Allora, questa sera in realtà vi racconto tre piccole storie legate a tre marchi. È un gioco che abbiamo già fatto in passato. E l'anello, diciamo il fil rouge che unisce queste tre storie, è l'osservazione. Voi sapete che uno degli elementi fondamentali, insomma, per la gente valvola è la capacità di osservare. Sì. Osservare è una capacità non da tutti, ci stiamo un po' disabituando, nel senso che si guarda molto ma si osserva molto poco. L'osservazione è quello sport, dico io, che ti aiuta a individuare delle cose interessanti, anche se in quel momento non hanno un preciso valore rispetto a un qualche cosa che a te può servire o che a te interessa, ma che semplicemente possono sembrare interessanti o che hanno un certo non so che rispetto a tutto quello che accade intorno. Allora, la prima storia parla di un ragazzo che si chiamava Hudson, Carolina del Nord, fine del 1897. Questo ragazzo lavorava in una fabbrica cucendo bottoni, ok? Con uno stipendio medio di 25 cent al giorno. Mentre cuce i bottoni, Hudson si fa delle domande. E doveva essere un lavoro abbastanza alienante, io mi immagino. Per una paga non ho fatto i calcoli, ma insomma non era una roba da diventare ricchi. No, direi di no, direi di no. È vero che c'è l'inflazione in mezzo, però insomma, non sono 25 centesimi di oggi, però era comunque poco. Però Hudson era un buon osservatore e si accorge che negli Stati Uniti c'è un gran fervore di lavoro. Sapete che gli Stati Uniti sono nati tutti, soprattutto in quel periodo lì, e per nati intendiamo città, ferrovie, strade, l'espansione incredibile, le linee telefoniche, le linee elettriche, cioè c'è stata un'esplosione per cui erano richieste tanti lavoratori, no? Ma i lavoratori sottoposti a lavori per l'appunto molto, molto duri non avevano un abbigliamento adeguato. E allora Hudson comincia a fare il famoso 2 più 2 e comincia a ragionare su dei capi di abbigliamento che possano soddisfare l'esigenza di vestire chi deve fare lavori duri, quindi è chi sottopone i propri capi a sfregamenti, uno stress, a consumo notevole, certo, e via dicendo. E dopo qualche anno di esperimento, di esperimenti, fonda la Bluebell, che è un'azienda che produce abiti da lavoro. La Bluebell, siccome Hudson aveva evidentemente indovinato un problema, insomma, cioè una carenza nel mercato, certo, ha subito un'esplosione molto forte che, come spesso accade, soprattutto nei paesi che hanno una certa indole rispetto alla guerra, subisce un'ulteriore esplosione quando gli Stati Uniti entrano per l'ennesima volta in guerra. Sapete che gli Stati Uniti, prima di andare a lottare fuori, hanno lottato molto anche dentro, certo, no? Certo. E quindi lui si ritrova così di botte chiop, come diceva la mia nonna, a produrre l'abbigliamento militare per i soldati. Quindi capite, una commessa non indifferente, certo, certo, che gli permette ovviamente di fare anche una serie di test, cioè di specializzarsi ancora di più in abbigliamento da lavoro. E in tutta questa storia Hudson si guarda intorno e a un certo punto rileva un'azienda che fa già abiti da lavoro ma che non è riuscita ad affermarsi, la rileva e prende insieme a questa azienda un personaggio cardine che era un famoso sarto che veniva chiamato lì nell'ambiente Rodeo Sam, che era il suo nome di battaglia, quindi doveva essere un soggettino. Al sarto noi pensiamo sempre a qualcosa di molto elegante, occhialini, gobba, Rodeo Sam. Perché lo chiamavano Rodeo Sam? Perché Sam, oltre a essere un ottimo sarto di abbigliamento da lavoro, faceva anche abbigliamento per il rodeo, ok? Cioè per un altro ambiente che aveva bisogno di abiti molto forti. I cowboys, ormai dell'era moderna, diciamo, perché si parla già di primi del Novecento, avendo questo sport di cavalcare animali selvatici, insomma, cavalli, tori, certo, eccetera, certo, eccetera, avevano bisogno di un jeans particolarmente forte. In questa azienda che Hudson aveva rilevato c'era un marchio che era rimasto fermo lì, che si chiamava Wrangler, ok? Che era rimasto lì come cose che si creano ma che poi non hanno... Che nessuno sviluppa, diciamo. Allora, Wrangler, il Wrangler, traducendolo diciamo in italiano, è l'attaccabrighe, cioè proprio uno di quelli che ha voglia di discorrere. Discorre, sì. Ok? E quindi
di nuovo fa un 2 più 2 che è un, proprio una briscola completa, perché alla, a questa linea legata all'abbigliamento per i cowboys, e lui dice i cowboys di ieri, quelli con gli animali, e quelli di oggi, quelli con le motociclette, dà il nome Wrangler, cioè quindi riporta in auge okay. questo marchio che non aveva mai avuto una sua vita di successo ed esplode, ed letteralmente. Esplode letteralmente. Jeans quindi. Jeans, i Wrangler, che, sapete benissimo, tutti noi abbiamo avuto a che fare con marchi di jeans, è un po' come succede con le automobili o con le bibite, ogni marchio ha una sua vita e i Wrangler effettivamente sono sempre molto legati al mondo del rodeo, cioè di qualche cosa di forte, mentre i Levi's per esempio si sono subito più connotati esattamente, sì, perfetto. E con questa cosa il marchio esplode definitivamente e Hudson può, come si suol dire, andare a dormire tra quattro cuscini, insomma. E questa è la prima storia dove la cosa fondamentale è che un ragazzetto che cuciva bottoni in una fabbrica, io mi immagino quella di cinesi, perché sapete che i cinesi erano molto operativi negli Stati Uniti, e osserva, si accorge che gente si strappava vestiti e via dicendo, coglie una mancanza e prova a colmare quel vuoto, crea un'aziendina che oggi è una multinazionale decisamente che tutti conosciamo in un modo o nell'altro. Abbiamo archiviato i jeans, concentriamoci sulle caramelle. Perfetto, allora siamo negli anni 50, andiamo a Barcellona, quindi facciamo un saltino, Catalogna piena. E anche qui abbiamo a quanto pare un ottimo osservatore. Qui parliamo già di un imprenditore fatto. Eric Bernard era già un imprenditore e un suo pallino, cioè uno di quegli elementi che gli stonava osservando le cose che c'erano in giro, era che le caramelle erano particolarmente scomode da mangiare. Perché d'estate si appiccicavano alla carta, le prendevi in mano, ti sporcavano le mani, se ti cadevano dalla bocca cadevano per terra e raccoglievano lo scibile immaginabile. E poi non dobbiamo immaginare le caramelle di oggi, ma le caramelle che c'erano negli anni 50 erano innanzitutto un po' più grandi e poi soprattutto erano molto dure. Quindi richiedevano un lavoro di succhia succhia non indifferente. Notevole, sì. E pensate che proprio dall'osservazione di che io mi immagino queste signore che nei parchi guardava i bambini, o nei cinema o nei Luna Park guardava i bambini con fare sinistro cercando di capire cosa mancava, sì. E anche lì parte il flash, letteralmente, cioè si può parlare di un colpo, un'illuminazione, la lampadina che si illumina. Perfetto. Di Archimede, sì. E a un certo punto gli si prefigura una rivisitazione della caramella. E Chupa Chups lo conoscete tutti. Certo. E trattasi nient'altro che di una pallina di caramella con un bastone infilato. Ma questa soluzione apparentemente semplice, banale diremmo vedendola oggi, è rivoluzionaria perché non solo facilita realmente il fatto di mangiare una caramella con la calma, con calma, senza ingolfarti in bocca con delle cose che ti mettono in difficoltà, certo, ma crea una gestualità nuova, un po' come un po' il fumare la sigaretta, no? Cioè che impone anche una gestualità. Vero. Perché il Chupa Chups, se ci pensate, ha un aspetto incredibile che lo riconoscete anche se è in bocca, cioè anche se vedete il bastoncino bianco uscire dal movimento che uno sta facendo. Poi di solito quando uno si fa un Chupa Chups è in una fase di relax, cioè se lo sta godendo. Questo prodotto è rivoluzionario perché viene riconosciuto anche quando non si vede. Allora cosa succede? A questo bastoncino con la caramella deve dare un nome. Siamo in Spagna. Succhiare, che è lo sport nazionale dei mangiatori di caramelle in Spagna, è il chupar, sì. Lui immagina che, per raccontarlo meglio, sempre questo grazie a un'osservazione che lui ha fatto, lo duplica, quindi è il chupar che diventa chupa chupa. E così anche a livello, come dire, di suono, questo suono chupa chupa ti descrive, anche se non sai lo spagnolo, il classico rumoreggiamento che fai con la bocca quando ti stai succhiando con la tua caramella con la santa pace. Questa cosa fa esplodere il prodotto nel giro di pochissimo, i numeri sono imbarazzanti. Cioè considerate che ogni anno, ancora oggi, si producono 4 miliardi di Chupa Chups. Mamma 4 mia. Miliardi? Sono 4 tanti. Miliardi.
Accidenti. Provate a moltiplicare il valore di un Chupa Chups per 4 miliardi, viene una cifra. No, poi adesso, scusa, inestimabile, sarò ignorante, ma non ci sono imitazioni, cioè a me non risultano imitazioni, cioè se ce l'hai è quello, ragione, è quella marca lì e basta. Andre. Sbaglio? Sì. Ma non solo non sbagli, altri. Ma aggiungo che sono una serie di intuizioni che rendono questo prodotto, secondo me, inimitabile. È una cosa, l'ho scoperta proprio andando a cercare come al solito un po' dietro le quinte, perché lui dà una nuova forma alla caramella, dà una gestualità nuova che diventa un rituale quasi molto riconoscibile dall'esterno, lo rende, come abbiamo detto, visibile anche quando non lo vedi, cioè riconoscibile anche quando non lo vedi, ma per non sbagliare lo vuole rendere ben riconoscibile anche quando è esposto. Provate a indovinare a chi ha chiesto di disegnare il marchio e l'involucro del Chupa Chups. A Gaudì, magari? Ma dai! A Salvador Dalì, ci sei andato molto vicino. Beh, sei sempre lì. Questa cosa mi ha fatto sorridere, perché oggi, se immaginiamo un produttore di caramelle che va da un artista super affermato, okay, come Salvador Dalì, di disegnargli la carta delle caramelle, probabilmente questo lo snobberebbe, via dicendo. Certo. Ma penso da lì, ma penso anche, per esempio, a Fortunato De Pero, che disegnò la bottiglia del Campari, che ancora oggi è l'unica bottiglia di bibite senza etichetta totalmente che tu riconosci per la forma e per il colore. Certo. Che anche lì è stato un piccolo investimento, perché il marchio e quei colori che hanno reso super riconoscibile, super spagnolo tra l'altro, perché quando vedi il Chupa Chups ha proprio la vivacità della Spagna. Beh, ed è incredibile che una rosso, caramella sì, vero, iconico, quindi iniziano con 7 gusti, adesso ce ne sono più di 50 di quelli, diciamo, che si sono affermati, di cui alcuni testati personalmente sono immangiabili, ma ciò non ferma l'avanzata incredibile di Chupa Chups, che fattura solamente con Chupa Chups, l'azienda che lo detiene, fattura 400 milioni di euro all'anno. All'anno. Molto, ragazzi, bene. 4 miliardi ancora oggi all'anno di Chupa Chups prodotti. Sono 50 anni, ragazzi, che vanno avanti così. È stata un'idea azzeccata, mi sembra. 4 miliardi per 50, sono 200 miliardi di Chupa Chups prodotti dal momento Cavolo. Dell'intuizione di questo tizio. Com'è che si chiamava l'imprenditore? Allora, lui si chiamava Eric Bernard. Eric Bernard. Beh, diciamo origini francesi? Potrebbe essere. Potrebbe essere, ma mi viene da dire che... È anche vero la... che la Catalogna è un luogo di incrocio di culture, quindi magari vai a capire. È incredibile, questa è incredibile perché Chupa Chups ha avuto un successo globale. Sì, sì. Okay? Sì, sì, oggi totale, non è totale. Una caramella, è il Chupa Chups. No, è il Chupa Chups, né più né meno. Ci mancano i vecchi impermeabili. Ebbene sì. Allora, abbiamo detto che il filo conduttore questa sera è l'osservazione, ma potremmo dire adesso anche con un gergo un po' più tecnico che è l'identità di prodotto. Lo abbiamo detto con Chupa Chups, ma qui entriamo in un altro elemento che difficilmente può lasciare indifferenti. Parliamo di Kiwi. Per molti di noi più grandi in questa stanza è stato un accessorio di quelli che le mamme ti obbligavano a mettere in vita con quell'elastico a strisce colorate, ecco. Che aveva il fascino sì dello sgancio rapido, ma sembrava un'ernia, diciamo, no? Uscita così. Sì, uscita di brutto. Perfetto. Sì. Che ti vede... Kiwi è stato per noi quell'elemento obbligatorio, cioè era come un passepartout, cioè se portavi via il Kiwi potevi uscire anche se c'era tempo. Con qualunque tempo, okay? È vero. Allora, che cos'è il Kiwi? Il Kiwi è un marsupietto da mettere in vita, che è una tasca che all'interno contiene una giacca a vento. Sì. Ok? Allora, anche qui sono andato a cercare come è nata questa cosa. Allora, qui siamo invece a Parigi, a metà degli anni 60. E parliamo di Léon Claude Duhamel, che è il figlio di un imprenditore nel mondo del tessile industriale, che in un pomeriggio ventoso e piovoso di Parigi è nel caffè de la Paix dell'undicesimo arrondissement, e osserva dalla finestra del caffè quello che succede fuori. E quello che vede fuori, a proposito di osservazione, sono una serie di persone che tra la pioggia battente e il vento si muovono in maniera molto impacciata, perché gli ombrelli si aprono si piegano, a fungo, certo. Gli impermeabili sono o troppo pesanti o comunque come dire, molto fastidiosi, sì. Scomodi insieme a tutte le altre cose che hai addosso, insomma. E lui registra questo elemento, pioggia, fastidio. Va dal suo babbo e gli dice: guarda, mi è venuta un'idea, vorrei provare a sviluppare questa cosa qui. Io non lo so che cosa gli abbia detto il suo babbo, ma mi immagino che la prima volta gli abbia detto: guarda che ti mando a spalare il carbone, se non te la smetti di andare in giro per bar.
E invece, a quanto pare, immagino dopo un primo rifiuto, Duhamel padre ascolta questa intuizione del figlio, che produce una prima campionatura di questo marsupio molto simile a quello che abbiamo usato poi noi da metà degli anni 80 in poi qui in Italia, e producendo però un elemento nuovo, cioè un tessuto impermeabile molto leggero che ha delle caratteristiche. Anche qui entriamo nell'identità di prodotto. Innanzitutto non si spiegazza, quindi ogni volta che lo tiri fuori dalla tasca hai l'idea di una cosa perfetto, quindi molto importante. Molto colorato, Kiwei è famoso per avere dei colori sempre molto sgargianti, perfetto, che nella pioggia, oltretutto nelle giornate grigie, sono molto utili. Metti i Kiwei così ti vedono, questa era un'altra frase che ricorre. È vero. E poi aveva questa fibbiettina sgancio rapido con questo elastico colorato che lo rende subito molto riconoscibile, ed è nato subito così, ma è nato con un altro nome, si chiamava Encas. Detto così è un po' dubbio, ma in realtà era un'abbreviazione della frase in francese "in caso di pioggia". Però si accorgono che questa cosa, effettivamente i francesi sono un po' testoni quando devono mollare su certe idee legate alla loro lingua. Però si accorgono che effettivamente in un mercato dove il marketing vuole la sua, questo Encast non funziona. Allora, insieme a una giovane pubblicitaria, rivedono il ragionamento, trasformano questo Encast in una K, quindi in una K. E seguendo un po' questo modo di dire che c'è soprattutto dagli americani della way, no? Di seguire una via che non è solo una via fisica, ma è quasi uno stile di way vita, of life, certo. Uniscono questo Kiwei. Kiwei è un marchio, se guardate il marchio di oggi è una K che rappresenta l'asta verticale, è un elemento rigido, e diciamo le due braccette della K sono la pioggia che si infrange e viene rimbalzata, quindi racconta proprio quello che fa il prodotto. E diventa ma soprattutto è uno di quei nomi come Bic per le penne. Cioè siamo ormai talmente tanto abituati e talmente popolare che quando pensi a una giacca a vento dici un Kiwei, anche se non è un Kiwei. Esattamente. Anche qui, a fasi alterne, il prodotto ha un successo incredibile. In un primo momento c'era il problema che era troppo impermeabile, quindi lo mettevi, non prendevi l'acqua fuori, ma dentro era una sauna incredibile. Ma questo è verissimo. Questa io cosa l'ho vissuta, era un disagio incredibile. E questa cosa li costringe anche a fare un ulteriore avanzamento tecnologico, quindi a studiare un'evoluzione di questo tessuto che ancora oggi viene usato nei capi della Kiwei, che nel frattempo è diventato un marchio molto di lifestyle, quindi produce anche cose diverse, un marchio molto trendy perché comunque conserva la sua identità di prodotto, di elemento che sta tra il casual e l'elegante, colorato, ma insomma con una certa, con un certo stile, no? Con un certo stile. È un marchio che dura più di 60 anni ai giorni nostri, non è cosa da poco. La cosa interessante è che Kiwei a tutto aveva pensato, ma per noi che l'abbiamo testato, una cosa che non hanno mai risolto è stato l'effetto paracadute. Andando in bicicletta in discesa, a una certa velocità il Kiwei si gonfiava in 3 secondi netti come un paracadute e ti frenava come un dragster. Quindi vedevi i tuoi amici che si gonfiavano e sparivano alle tue spalle. Fantastico. Vero, mi ricordo di una straordinaria discesa dove sono arrivato solo io perché ero l'unico a non avere il Kiwei. Perché l'avevi lasciato a casa tra le ira di tua madre. I miei amici li hanno ritrovati nelle campagne giorni dopo, appesi agli alberi, persi nei fossi. Ti sei preso la tua rivincita. Asciutti però, tutti asciutti. Ragazzi, jeans, caramelle, vecchi impermeabili, grazie Cristiano. Grazie. Ci mancherebbe, ragazzi. Ci vediamo grazie. La prossima settimana, in bocca al lupo per Firenze, per il PT Startup Italia. Faremo del nostro meglio. Torna con un sacco di storie. Salutaci soprattutto la family di Valvola.